assolutamente. Allora, vorrei partire con una sciocchezza, con una mezza battuta per vedere di un attimo aprire il clima. In verità siamo tutti un po' tesi e un po' preoccupati. Sono stato severamente criticato da mia moglie perché sono in cucina e dietro si vede il forno a microonde. Ho detto questo, dico, guarda, Roosevelt faceva i discorsi nel caminetto, io farò i discorsi del forno a microonde. In fondo siamo un po' in un mondo diverso e si è evoluto un po' tutto. Per il resto vorrei avere questo tono colloquiale che aveva Roosevelt e che tutti gli invidiavano. Pensate che tutti invidiavano lo stile con cui Roosevelt si rivolgeva tramite la radio ai suoi cittadini. In un momento critico, in un momento problematico, in un momento che era quello della Grande Depressione. Noi viviamo un momento simile, io mi rivolgo con uno strumento più raffinato, posso vedervi e non mi stanco di ringraziare Giorgio Storchi, Matteo Pagliani e tutti quegli altri amici che hanno dato vita ormai una decina d'anni fa a questo progetto delle graffette, che ha creato una rete di amicizie e una rete di opportunità. Allora, attenzione perché abbiamo da affrontare un tema un po' complicato che è la storia di una nazione. Perché in realtà quello che è capitato in queste giornate, un po' convulse, un po' concitate, che per una ragione o per l'altra ci hanno tenute col fiato sospeso, in realtà sono il condensato di un'epoca intera, di un'intera nazione, di un intero periodo storico. In qualche modo si può dire quasi che sono venuti al pettine i nodi di un'intera vicenda storica, che in verità nel caso degli Stati Uniti è di circa 2 secoli e mezzo, e se ci pensate, per una nazione 2 secoli sono veramente pochi. Se pensate che tanti altri popoli la loro identità l'hanno forgiata in percorsi ben più lunghi, più complessi, a volte anche più sanguinosi. Allora, la prima domanda che ci possiamo fare: che cosa cambierà con la presidenza Biden? È ovviamente presto per dirlo. Ma una delle questioni su cui molti analisti, giornalisti sono abbastanza sicuri è state attenti perché, almeno nei confronti della Cina, la politica estera americana non è detto che cambierà dall'oggi al domani. C'è un problema. C'è una espressione che va molto di moda da alcuni anni, ma che secondo alcuni è fuorviante. Qualcuno sta dicendo che è finita la fase della prima globalizzazione, e su questo quasi tutti sono d'accordo, ed è iniziato il periodo della seconda guerra fredda. Ecco, su questo punto non c'è assolutamente accordo tra gli interpreti e tra coloro che riflettono sulla politica estera mondiale. La ragione la capite da soli. La ragione la capite da soli, cioè sta nel fatto, affonda nel fatto che la prima guerra fredda aveva sostanzialmente alcune evidenti caratteristiche di carattere militare, era polarizzata dal punto di vista militare, ma non è mai stata una questione davvero seria dal punto di vista economico. Tra il prodotto interno lordo americano e il prodotto interno lordo sovietico c'è sempre stato un abisso. L'economia
comunista del blocco dell'Est non è mai stata lontanamente paragonabile a quella statunitense. Mentre invece in questo caso abbiamo una questione estremamente più articolata, in quanto la tensione tra i due paesi può essere, può trasformarsi in tensione militare, e questo fa molta paura un po' a tutti. Ecco perché avere a guida degli Stati Uniti una figura più pacata, avere una figura meno arrogante, meno provocatoria, è sicuramente una garanzia maggiore di armonia, di possibilità di dialogo, mentre Trump spesso si comportava volutamente da impulsivo o da provocatore deliberato. Ma per il resto questo non significa che le tensioni siano diminuite. L'aveva già intuito Obama. Obama aveva fatto una scelta di politica estera molto dura, molto estrema per certi versi, ribaltando la politica estera di Bush, che aveva posto al centro della sua attenzione il Medio Oriente. Obama se n'era andato. Obama aveva abbandonato il Medio Oriente al suo destino. Qualcuno l'ha criticato perché poi ha lasciato il posto allo Stato Islamico, ha lasciato il posto a Erdogan, ha lasciato il posto a Putin in quel ambiente complesso che la rivista di alcuni anni chiama caos. Ma resta che Obama aveva già intuito che la priorità assoluta ormai andava al Pacifico. Trump semplicemente ha cominciato a dire le stesse cose sulla questione economica, sulle questioni militari, in forma più rovente, in forma più urticante. Ma che la Cina stia diventando un problema, questo l'aveva intuito Obama, lo ha ribadito Trump, non potrà certo smentirlo Biden. Probabilmente sono un attimo calate le probabilità che si arrivi a momenti di tensione feroce, ma attenzione, perché molti libri che escono in questo periodo negli Stati Uniti avevano come titolo, come sottotitolo, Destinati alla guerra, un nuovo 1914. Il paragone che di solito veniva fatto era quello tra la Germania, potenza emergente all'inizio del Novecento, e l'impero britannico, potenza che si sentiva sfidata. E qui dobbiamo stare attenti perché alcuni osservatori hanno letto in questa chiave, hanno letto in questa chiave alla luce della vicenda di un possibile, se non conflitto, perlomeno confronto con la Cina, anche la vicenda che ha fatto molto scalpore quest'estate della distruzione delle statue degli eroi sudisti. Questa è una questione estremamente interessante e importante, perché tra l'altro ci porta dritti filati a quello che è il cuore stesso della storia statunitense. Gli Stati Uniti non hanno ancora davvero metabolizzato la guerra civile. La guerra civile, per usare una classica espressione che alcuni anni fa andava di moda parlando del nazionalsocialismo per la Germania, è un passato che non passa. È un passato con cui ci dobbiamo sempre confrontarci, è un passato che ritorna, è un passato con cui volenti o nolenti ci si deve confrontare e che ha ancora delle ferite aperte. Ancora delle ferite aperte nonostante i grandi sforzi che il paese ha fatto per ricucire questo strappo. Osservo solo che nel 1861 13 stati si separano dalla Unione e
il presidente Lincoln deciderà di utilizzare la forza per riportarlo all'interno della Unione. Ma il punto chiave è che questi sono stati ribelli. Ora, possiamo subito che secondo alcuni analisti la descrizione, la distruzione di molte delle statue, laddove vengono portate avanti anche dalle autorità o da soggetti bianchi, non hanno niente a che fare con il razzismo o con il movimento esploso come conseguenza, come rabbia legittima per l'uccisione di Floyd o per altri atti violenti della polizia. Quello che da più parti un numero crescente di americani del nord o di alcune altre zone non sopporta più è che vengano come celebrati come eroi persone che sono in realtà state dei ribelli, cioè persone che sono minacciose per l'unità nazionale. Dopo la guerra civile, di cui magari diremo due parole più avanti, dopo la guerra civile ci fu un grande sforzo di riconciliazione per tanti versi. Si cominciò a dire che i sudisti avevano delle ragioni più che nobili per ribellarsi, i sudisti presentarono se stessi come difensori della libertà nei confronti di uno Stato centralizzato e centralizzatore che stava soffocando la libertà degli Stati. Per cui combattere per il Sud, combattere per il Nord divenne in entrambi i casi legittimo. Si presentavano i generali sudisti come degli eroi senza macchie e senza paura, al punto che anche numerose basi militari furono intitolate al generale Lee, al generale Hood o ad altri generali confederati. Per cui Citro cercò una specie di narrazione condivisa di questa tragedia che aveva fatto più di 500.000 di morti. La narrazione condivisa aveva però piano piano escluso due dati, due elementi, uno molto caro ai bianchi, chiamiamoli pure unionisti, gli altri ai neri. Il primo elemento che la narrazione condivisa ampiamente, finalizzata alla riconciliazione nazionale, aveva messo sotto al tappeto, il primo dato riguardava il fatto che l'Unione, gli Stati Uniti d'America sarebbero morti, non sarebbero più esistiti come li conosciamo. Sarebbero stati dimezzati, dimezzando pure le possibilità e probabilità di questo paese di diventare una grande potenza a livello mondiale. Questo, una parte sempre più importante della società americana, oggi non lo accetta più e dice basta, dobbiamo pensare a questi sudisti come a dei pericolosi nemici della nazione e celebrarli e eleggere le statue oppure avere ancora la bandiera confederata come emblema di singoli stati nel sud è un insulto alla unità nazionale. Ma questo capite che è un punto di vista principalmente bianco, perché l'altra questione che la narrazione condivisa della guerra civile, una narrazione sostanzialmente soft, una narrazione sostanzialmente eroica, aveva cancellato l'altro punto chiave che era stato obliterato, era la questione della schiavitù. Sicuramente non dobbiamo pensare o concepire la schiavitù come la causa scatenante della guerra civile. Questa è un'operazione di propaganda, sarebbe riconoscere come verità la propaganda pure semplice. Lincoln era interessato alla Unione,
che i sudisti si tenessero pure la loro schiavitù, se questo era il prezzo da pagare per conservare l'Unione, Lincoln non ha mai nascosto, fino al 63, cioè i primi 2-3 anni di guerra, il fatto che il Sud, se fosse rientrato pacificamente nell'Unione, la schiavitù non sarebbe stata abolita. Fu abolita solo nel 63, quando la guerra era già iniziata da 2 anni. Capite che la vicenda della schiavitù era in secondo piano, ma resta il fatto che i sudisti volevano la schiavitù, la desideravano, volevano conservarla ed espanderla a ogni costo. Il risultato è che la narrazione condivisa ha oltretutto obliterato e cancellato anche ciò che è accaduto negli stati del Sud dopo la guerra civile, che per certi versi è in tutto e per tutto paragonabile alla schiavitù. Secondo me, io mi sono fatto un'opinione, può darsi che sia sbagliata. L'opinione che mi sono fatto io è che per noi italiani è incomprensibile, è difficile da capire il mondo americano, perché alcuni aspetti di quel mondo sono talmente imbevuti e intrisi di razzismo che un paese europeo non ha mai vissuto un'esperienza di questo tipo sul suo territorio nazionale. Attenzione, perché non sto dicendo che gli inglesi, i francesi o gli italiani non sono mai stati razzisti. Lo sono stati e come? Ma il razzismo italiano, inglese, francese o belga si è manifestato in modo più o meno spudorato in contesto coloniale. In qualche modo si è sempre cercato una politica che nella madrepatria salvasse le apparenze. L'Africa, diceva Kipling, è il paese in cui 10 comandamenti non esistono, sono sospesi. E il fatto che il paese che più di tutti si è macchiato di crimini coloniali sia il Pacifico Belgio, di cui tutti noi, credo, abbiamo un'ottima opinione, la dice lunga. Per il resto, per noi, nella madrepatria, il razzismo di cui gran parte della società americana è intrisa e imbevuta, arrivo a dire, è incomprensibile nella sua essenza e nella sua ottusità. Che si arrivi a pensare che le persone devono frequentare toilette diverse, piscine diverse, scuole diverse, vetture ferroviarie diverse, debbano giurare su Bibbie diverse, come accadde ad esempio ad Atlanta in Georgia, per noi questo è incomprensibile. Ecco che allora per noi è pure difficile a volte da capire la fatica, la terribile fatica che fece Martin Luther King quando negli anni 50 e 60 lottò contro la discriminazione e la separazione tra bianchi e neri. Da questo punto di vista Hollywood credo che abbia raccontato in modo esemplare alcuni aspetti anche paradossali. Il diritto di contare, un film sulla NASA, oppure The Help, alcuni film che tra l'ironico e il drammatico presentano questa realtà, sono estremamente chiari di quella che è una situazione che può dall'esterno apparire semplicemente demenziale. Ma proprio perché per noi è incomprensibile, a volte non ci rendiamo conto nemmeno della forza, della profondità con cui questi pregiudizi sono radicati in interi settori della società americana. L'idea di fondo di tanti americani è che l'America deve essere WASP, bianca, white, anglosassone e protestante. Questa è un'idea che è profondamente radicata ancora in tanti americani, in molti di più di quanto non pensiamo, e
ogni soggetto che si scosta di più o di meno da questi parametri viene guardato ancora con sospetto. Badate che Biden è il secondo presidente cattolico della storia americana. Kamala Harris è la prima donna afroamericana, per cui abbiamo davvero un potere rigorosamente controllato da soggetti che si ritengono veri americani perché hanno tutti questi requisiti. Bianchi, già Kennedy in quanto irlandese e cattolico era guardato con sospetto, Obama è stato sentito da tantissimi americani come un vero e proprio insulto alla nazione. Quindi quando diciamo che l'America era polarizzata, quando diciamo che l'America si era spaccata, si è spaccata in queste elezioni, badate bene che stiamo dicendo qualcosa di estremamente vero. Può essere che la polarizzazione si rimargini, ma Trump, qualche intellettuale nero nel 2016 ha fatto questo ragionamento, è il primo presidente che è andato al potere facendo del suo essere bianco un punto di forza, cioè urlando finalmente si deve tornare alla normalità. Il che voleva dire praticamente guardare dall'alto in basso soprattutto i neri, in misura minore anche i latini. In ogni caso c'è una latente tensione che ancora affonda le sue radici nella guerra civile, nel peccato originale della schiavitù. La guerra civile è nata da una serie di fattori convergenti, uno dei quali in parte l'ho già ricordato ed è un altro elemento tipico della storia americana, è il contrasto sostanzialmente mai risolto tra le competenze dello Stato federale e le competenze dei singoli stati. Gran parte dei problemi che sono nati o che nascono anche in questa elezione è legata al fatto che le elezioni in realtà sono di competenza dei singoli stati. I singoli stati hanno molta più potere di quanto noi non immaginiamo e non pensiamo. Gli Stati Uniti noi li vediamo in azione, soprattutto in politica estera. E lì è indubbio ed è indiscutibile che ad agire il presidente con l'esercito degli Stati Uniti. Ma per tutto il resto, spesso gli Stati Uniti non si muovono in modo sincrono, hanno dei problemi di coordinamento tra la legislazione dei singoli stati e la legislazione federale, oppure una serie di meccanismi che rallentano notevolmente l'efficacia e l'efficienza della politica interna. La guerra civile nacque proprio dal fatto che il gruppo di stati meridionali voleva una politica economica più elastica, voleva in particolare la possibilità di nullificare le leggi, voleva uno Stato federale più light. Questi temi dell'allentamento delle potenza dello Stato federale sono temi che periodicamente riemergono nella politica statunitense. Ma c'è un problema. C'è un problema che abbiamo di fronte a noi quando vogliamo leggere e capire la politica americana. Perché a volte tutta una serie di categorie ci sfuggono di mano. E mi spiego subito. In particolare, noi abbiamo presente la polarità democratici-repubblicani, così come si è presentata negli ultimi, diciamo, 20 anni, cioè sotto le presidenze Bush, Obama
Trump e oggi Biden. In qualche modo siamo abituati a vedere determinati temi cavalcati o proposti dai democratici e altri temi tipici dei repubblicani. In realtà i due partiti hanno subito un processo di metamorfosi formidabile se guardiamo gli anni 60 e andiamo avanti fino a giorni d'oggi. Negli anni 60 i democratici erano un partito radicato soprattutto nel sud. E di nuovo la motivazione la dobbiamo andare a cercare nella guerra civile. Lincoln è il leader dei repubblicani ed è Lincoln che ha liberato gli schiavi e nel limite del possibile sono i repubblicani che hanno promosso l'eguaglianza dei neri e i democratici sono stati gli oppositori di Lincoln fino alla guerra civile e poi dopo la riconciliazione, i veri sostenitori della segregazione dei neri nel sud o in tutte le aree ad alta presenza nera. Le cose cominciano a cambiare piano piano quando c'è la presidenza Roosevelt e soprattutto con le presidenze Kennedy e Johnson. Kennedy e Johnson sono profondamente imbarazzati di fronte alla reazione indiretta televisiva delle proteste non violente di King. King che viene preso a botte, assalito dai cani, mentre chiede solo di marciare in zone che i bianchi ritengono precluse ai neri. Bene, queste immagini che fanno il giro del mondo e peggio ancora danno una pessima idea degli Stati Uniti, una pessima immagine degli Stati Uniti e possono essere sfruttate come armi da parte della propaganda sovietica, spingono le due presidenze, Kennedy e Johnson, a cambiare la linea politica tradizionale e a introdurre una serie di innovazioni, una più importante dell'altra. La Corte Suprema già nella presidenza Eisenhower aveva cominciato a smantellare la segregazione e ancora una volta vedete che troviamo uno scontro furibondo tra la legislazione federale, tra un pronunciamento della Corte Suprema, organismo federale, che annulla una serie di leggi dei singoli stati dichiarandole contrarie alla Costituzione, o meglio agli emendamenti alla Costituzione che sono stati approvati dopo la guerra civile, che proclamano la piena uguaglianza dei cittadini. La questione nera ha suscitato negli anni a cavallo tra 50 e 60 una crisi fortissima di tensione tra la volontà, tra la legislazione dei singoli stati e la volontà e la legislazione federale, una volta che la Corte Suprema ha cominciato a dichiarare nulle le varie leggi sulla segregazione. Le questioni che più hanno suscitato scandalo e reazioni sono state quelle sulla scuola, la possibilità per i neri, ragazzi neri, di frequentare scuole per soli bianchi. Badate che in alcune località l'esercito federale ha scortato per un intero anno scolastico i ragazzi neri, gli studenti neri, in particolare il caso più famoso è quello di Little Rock in Arkansas. L'esercito federale scorta i ragazzi neri che vanno a scuola per un intero anno scolastico, mentre il governatore e una folla inferocita minaccia di linciarli perché hanno sfidato il potere e la supremazia bianca.
o comunque quest'idea che bianchi e neri devono rimanere radicalmente divisi. Quindi ancora una volta vedete che questione afroamericana e questione delle relazioni tra il potere federale e i singoli stati si intrecciano fin dall'origine della Costituzione, nel momento in cui uno dei punti di compromesso della Costituzione del 1787 ha riguardato proprio il fatto che la schiavitù, la decisione se avere o no la schiavitù, era rinviata al singolo Stato. Per cui New York poteva decidere di non averla e la Virginia sì. Attenzione, perché oggi in fondo non è poi così diversa questa faccenda da un'altra questione che suscita molta discussione, ad esempio i diritti civili dei gay. Alcuni stati tradizionalisti non ne vogliono sapere, oppure la pena di morte, oppure il libero commercio delle armi. Alcuni stati ritengono che queste questioni siano parte integrante del modo di vita americano, mentre altri ritengono che questi siano residuati barbarici da eliminare o da cancellare. Per cui su questioni una più delicata e spinosa dell'altra potete avere, in assenza di pronunciamenti della Corte Suprema che richiama tutti a una medesima linea, potete avere delle posizioni diversissime su questioni tutt'altro che irrilevanti, perché potete avere uno Stato che ha la pena di morte e un altro no, potete avere Stati che hanno la marijuana libera per ragioni di divertimento, di tempo libero, e un altro che la vieta, potete avere matrimonio o diritti civili dei gay più o meno elevati, e in altri ancora avere l'omosessualità che, se non è reato, poco ci manca. Per cui davvero gli Stati Uniti sono molto meno uniti di quanto non pensiamo, paradossalmente. E queste cose emergono periodicamente. Tendenzialmente il Sud è stato per tantissimo tempo il bacino elettorale principale dei democratici, che guardavano ai neri con profondo scetticismo, se non diffidenza, se non razzismo. Si sentono traditi in qualche modo da Kennedy e Johnson. In particolare, ad esempio, destò molta rabbia l'abolizione da parte del presidente Johnson di tutti i test elettorali, pre-elettorali. Erano test di cultura generale giuridica, di educazione civica, li chiameremmo con un linguaggio che va di moda di nuovo oggi nella scuola, per valutare se un cittadino aveva la maturità sufficiente per votare. Tutti i cittadini erano in qualche modo invitati a e sottoposti a questo test, ma poteva spesso capitare qualcosa di clamoroso, per cui a un bianco di solito si chiedeva come si chiama il presidente e qualche altro, e fargli cantare l'inno nazionale. Per cui, se si rispondeva a queste due elementari domande, veniva subito il permesso di voto e subito si era introdotti nelle liste elettorali, mentre invece capitava molto spesso che ai neri venivano offerti complessi problemi giuridici. E quindi a queste domande persone di istruzione estremamente scadente non sapevano rispondere, e quindi questi test elettorali o preelettorali erano preclusivi del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di voto.
Era successo tantissime volte. Johnson vieta questa prassi a livello nazionale. Questo è stato l'avvero sbarramento tolto che ha permesso davvero ai neri di esercitare il voto in massa. A questo punto l'elettorato nero comincia a votare democratico, grato a Kennedy o a Johnson che gli succede dopo l'assassinio per questa svolta, mentre abbiamo una progressiva migrazione dell'elettorato bianco dai democratici ai repubblicani. Un partito repubblicano che via via si avvita su se stesso e assume posizioni sempre più conservatrici e sta o ha assunto già con Bush e a maggior ragione nella campagna elettorale con Trump, si è trasformato in una grande rete di alleanze tra tutti i soggetti più conservatori del mondo statunitense. Un mondo statunitense che a volte, badate bene, ci sorprende, mi sorprende, soprattutto su un punto: la sua profondissima religiosità. Noi abbiamo una serie di questioni abbastanza, di immagini abbastanza distorte. Vabbè, la prima immagine distorta secondo me riguarda l'istruzione, cioè il fatto ad esempio che noi quando alcuni ragazzi dei nostri, dei miei studenti, degli studenti della mia scuola vanno negli Stati Uniti, tornano a casa tutti ringalluzziti, si sentono dei fenomeni perché a volte dicono che soprattutto in varie materie il livello della scuola americana è risibile, usano proprio questo termine. Nella mia classe ero considerato un fenomeno perché sapevo dove era Parigi. Questo lo sa un nostro ragazzo di terza elementare. Capite che questo è davvero qualcosa di strano. Poi via via che si sale nel livello dell'istruzione, ecco che le università americane raggiungono livelli di profondità e anche fondi di ricerca che le università europee, soprattutto quelle italiane, non possiedono assolutamente. Ma soprattutto credo che noi, io almeno, spesso ho un'immagine deformata degli Stati Uniti perché penso che gli Stati Uniti siano New York e San Francisco, New York, Washington e Los Angeles, cioè le due coste. Il fenomeno che si manifestò in maniera acutissima nel 2016 fu un voto davvero strano. Un voto davvero strano perché le grandi città, quelle che ci sono in qualche modo più familiari, quelle più cosmopolite, quelle più ricche, quelle più colte o semplicemente quelle più dinamiche da tanti punti di vista, votarono in massa la Clinton. Mentre invece gli stati del cuore, della pancia del paese, votarono in massa Trump e gli diedero la vittoria. C'è una espressione spregiativa che a volte gli americani o qualche cronista utilizza per indicare questo mondo di mezzo. È l'America che è buona solo per essere sorvolata. Non c'è niente lì di interessante, ci sono solo del grano, delle mucche, degli agricoltori ignoranti e bigotti. Quello che conta è passare con l'aereo il più velocemente possibile da Los Angeles a New York e viceversa. È l'America da sorvolare. Il problema è che questa America da sorvolare ha un diritto di voto sempre più marcato e sempre più importante. E soprattutto è un'America profondamente religiosa.
È un'America profondamente religiosa, ma di una religiosità che spesso ci lascia molto perplessi. Perché, torniamo al discorso di prima, questi concepiscono la fede religiosa in termini di protestantesimo, ma il protestantesimo che professano spesso è una fede estremamente legata alla lettera della Bibbia. Tutti voi sapete, se non altro perché vi ho detto questo concetto più e più volte quando parlavamo di Islam nel decennio scorso, che il termine fondamentalismo non nasce nel mondo islamico, viene appiccicato, per così dire, come categoria interpretativa al mondo islamico, partendo dalla realtà del sud degli Stati Uniti. Fondamentalismo vuol dire aderenza letterale alla Bibbia, rifiuto di ogni lettura storico-critica del testo biblico, convinzione profonda che la Bibbia va presa alla lettera anche in quegli aspetti che denotano chiaramente che gli autori biblici di 3000 anni fa avevano una mentalità completamente diversa dalla nostra. Sapete che il grande nemico dei cosiddetti fondamentalisti fu per moltissimo tempo la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. La teoria dell'evoluzione in palese conflitto con le prime lettere, le prime pagine della Bibbia. Nella prima pagina della Bibbia Dio crea il mondo in 6 giorni e al termine del suo processo creativo crea l'uomo già perfetto affinché domini sul creato. Questo è in contraddizione o può lasciare molto perplesso qualunque scienziato serio che si occupi delle origini della specie. Non può essere compatibile, non vanno d'accordo queste due idee. Quindi o affronto la Bibbia in termini critici di riflessione critica e interpretativa, oppure rifiuto l'evoluzione. E se ritengo che sia fondamentale respingere l'evoluzione, ecco che sono un fondamentalista, termine che comincia a imporsi negli anni 10 degli Stati Uniti, che sarà recuperato dalla stampa americana negli anni 70 e 80 per indicare prima di tutto il mondo iraniano, che è il primo grande shock con cui il mondo americano e gli Stati Uniti si devono confrontare prima ancora di scontrarsi con Bin Laden, con Al Qaeda o con altri problemi legati al mondo musulmano. Si crea una alleanza, si crea una convergenza di forze. Bianchi tradizionalisti che non accettano nessun tipo di cambiamento della società. Ai loro occhi ogni cambiamento della società è un pericolo per la vera America. Questi tradizionalisti spesso sono anche misogini, ritengono che la vera società americana poggi sulla famiglia, famiglia eterosessuale, che la moglie, che la donna deve essere brava moglie e brava madre. È lo stereotipo femminile che ogni conservatore religioso ha anche in Europa. Per cui si crea questa convergenza di forze, tradizionalisti di vario tipo, che temono ogni cambiamento, che anzi si sentono assediati dai cambiamenti, cambiamenti del costume, per cui ad esempio sono radicalmente ostili all'aborto, sono radicalmente ostili ai gay, radicalmente ostili ai diritti femminili, radicalmente preoccupati del fatto che i neri stanno acquistando davvero quella uguaglianza
che piano piano sta mettendo a loro giudizio in crisi il potere bianco. Nello stesso tempo, questo mondo tradizionalista a volte si salda, a volte è separato, a volte si unisce, si intreccia con quel mondo profondamente religioso che ricordavo prima, che vede la modernità come un pericolo, magari per altri motivi o per motivi complementari, ma che è molto consistente e alimentato da innumerevoli predicatori televisivi. I mass media hanno un ruolo centrale, oggi anche internet ovviamente svolge un ruolo centrale, ma la televisione, i predicatori televisivi sono stati hanno avuto un ruolo determinante. A tutto questo, per far sì poi che il trumpismo vincesse, è stato necessario aggiungere un ulteriore elemento che saldasse in qualche modo una grande alleanza elettorale, o se preferite un grande blocco elettorale, che alla fine ha mandato in crisi la Clinton, candidato probabilmente sbagliato dal punto di vista della politica, non brillava di luce propria, ma portava un nome altrui e quindi in qualche modo era sentito parte di un entourage, di un establishment, di una casta, diremmo noi oggi in Italia, di un sistema. Da qui la scelta di un Trump presentato come outsider, come figura fuori quadro e fuori dal sistema. Chi è, qual è quest'altro ingrediente che si è aggiunto e che nel 2016 è stato determinante? Sono stati numerosissimi soggetti scontenti o in qualche modo minacciati dal fenomeno della globalizzazione. Una globalizzazione che tutti, gli americani in primis, hanno vissuto come fenomeno liberante, come fenomeno estremamente vantaggioso, perché sembrava che gli asiatici avrebbero fatto il lavoro sporco, il lavoro faticoso, lasciando a noi il lavoro intellettuale e quello più gratificante del fare soldi. Per cui sembrava un'ottima divisione del lavoro. Voi faticate, noi pensiamo e guadagniamo. Sembrava perfetto. D'altra parte, l'errore di prospettiva fu quello di sottovalutare la forza, il risveglio, la velocità della potenza cinese che ha macinato dei primati assoluti. Badate che il prodotto interno lordo cinese ha viaggiato come minimo sul 10% per 10-12 anni di seguito. Il nostro miracolo economico andava al massimo al 6%. Il miracolo giapponese non ha mai superato l'8%. Davvero siamo di fronte a qualcosa di impressionante. E quindi il mondo cinese comincia a far paura e soprattutto ha cominciato a provocare, per così dire, vittime questa globalizzazione e lasciava intendere che a guadagnare dal processo di globalizzazione erano solo i gruppi, i massimi manager dirigenti, mentre invece gli operai venivano licenziati in massa. Si è creata una forbice clamorosa per cui il distacco tra il salario di un operaio e il salario di un manager, se prima era consistente, adesso è astronomico. E tutto questo ha provocato rabbia, rancore in ampi settori della classe operaia bianca, che ha guardato a Trump con profondo interesse. E attenzione allora a un meccanismo che in verità credo noi in Italia abbiamo già vissuto ampiamente. Non importa che il leader che vai a votare sia un miliardario,
Questo leader ti colpisce con due modi di agire. Il primo è il fatto che ti promette un'America di nuovo grande, e per te America di nuovo grande vuol dire che la ricchezza dell'America di nuovo riguarderà anche te. In secondo luogo, quello che colpisce è il fatto che questo leader ha il tuo stesso linguaggio. Badate che per chi come me fa l'insegnante, per chi tanti di noi fanno gli insegnanti, questi sono anni abbastanza delicati, perché ti senti guardato dall'alto in basso, perché se ritieni e affermi che un problema è complesso, ti senti dire che sei un radical chic, che vuoi complicare la vita della gente. Mentre invece chi usa parole secche e espressioni semplificate o sempliciste, quello viene osannato. In particolare, il politicamente corretto, che a volte rasenta il ridicolo, sono il primo a dirlo, ma il politicamente corretto, se ci pensate un istante, ha un obiettivo molto forte, secondo me. L'obiettivo del politicamente corretto è quello di rispettare il più possibile il mio interlocutore. Chi invece rivendica il diritto, usiamo categorie ed espressioni volgari italiane, di chiamare frocio l'omosessuale o negro l'afroamericano, rivendica il diritto di disprezzarlo, il diritto di dire pane al pane, vino al vino, di parlare con la pancia e non con il cervello e non con espressioni che sono il frutto di una riflessione sull'effetto che le mie parole potrebbero avere su chi le ascolta. Questa è la grande differenza. Il successo di Trump o di altri politici anche in Europa e in Italia spesso si trova proprio in questa identificazione. Finalmente uno che la pensa come me, che parla chiaro come me, che ha le mie stesse idee, e non importa che sia miliardario, posso immedesimarmi in lui. Allora si crea questo blocco elettorale che nel 2016 porta Trump al potere. Quali sono i motivi del successo di Biden? È ancora presto, perché io ho guardato in queste settimane, in questi giorni, tra l'altro, che ci hanno separato dalle elezioni vere e proprie, alcune analisi, le idee molto chiare non ce le ha, secondo me, ancora nessuno. Alcune riflessioni possono essere comunque forse già recepite o interessanti. Prima motivazione, prima osservazione. La prima cosa che colpisce di queste elezioni è che c'è stato, per i parametri americani, un elevatissimo indice di votanti. Una percentuale così di votanti erano anni che non si vedeva negli Stati Uniti. Segno del fatto che tutti hanno capito, o tantissimi elettori hanno capito, che c'era davvero qualcosa di grosso in ballo. C'era la definizione di che cos'era i valori americani. Quali sono i valori americani più autentici? Per alcuni sono la tradizione, sono i valori della supremazia bianca, sono la religione intesa nel senso che dicevo prima, molto tradizionalista, per altri invece sono la libertà, la prospettiva di un intervento maggiore dello Stato a favore delle fasce più deboli, anche se, attenzione, il settore, il campo in cui la maggior parte degli americani ha premiato o dato un voto positivo a Trump è stato quello dell'economia. In campo economico
Trump non è stato criticato da nessuno ed ecco che, ad esempio, personalmente penso che Biden non potrà abbassare i dazi doganali di Trump. Forse lo farà un po' con l'Europa, trovando degli accordi che in qualche modo siano vantaggiosi a tutte e due, perché è interesse di Biden, perché Biden ha promesso di rilanciare la NATO e di avere un rapporto più costruttivo con l'Europa, laddove Trump invece guardava la NATO come uno strumento obsoleto e all'Unione Europea addirittura come un intralcio, ma nei confronti della Cina moltissimi osservatori dicono: attenzione, anche Biden e i democratici non hanno intenzione di abbassare i dazi o di cambiare radicalmente subito la politica interna. C'è poi un'altra faccenda, il modo pessimo in cui Trump ha gestito la pandemia. Un modo pessimo che oltretutto è stato classista, per usare un vecchio termine. Badate che i malati neri sono molto, ma molto di più dei bianchi, e oltretutto il sistema americano, sanitario americano, si è trovato in grave difficoltà perché la situazione sanitaria americana è una situazione che offre ottime cure a chi può pagarsela, ma spesso è gravemente insufficienti per le fasce medie o medio-basse della popolazione. E tantissimi stati non hanno recepito, non hanno voluto utilizzare o impiegare il denaro che Obama aveva introdotto nella sua riforma sanitaria. L'unico grande successo di politica interna di Obama. Altra questione importante, l'altra questione importante è probabilmente il tema del razzismo. Quest'estate Trump ha gestito molto male la crisi razzista. La rabbia dei neri ha incrementato, semmai, la rabbia dei bianchi, che si sono sentiti offesi e aggrediti e in pericolo, ma non ha detto una parola di critica sulla polizia, anzi ha pensato che si potesse risolvere quello che è un problema sociale in termini esclusivamente di ordine pubblico. E questa sicuramente è stata un errore che gli è costato caro, e soprattutto ha spinto anche molti bianchi che l'avevano votato per ragioni economiche o di altro tipo a ritirare il loro voto e a indirizzarlo su una figura più moderata di Biden, come Biden. Ci si è resi conto che l'America quest'estate è stata scossa da una tempesta, e su questa tempesta, su questo incendio, il presidente gettava benzina, non faceva le scelte giuste. Se vi ricordate, le rivolte si placavano, si attenuavano laddove il comandante della polizia si metteva in gesto di umiltà in ginocchio insieme o davanti ai manifestanti, dicendo: non vogliamo reprimere la vostra legittima protesta, le vite dei neri contano e siamo perfettamente d'accordo con voi, purché voi non compiate atti di violenza, noi abbiamo l'intenzione di manifestare con voi e di fare in modo che tutti gli americani abbiano diritto a una vita civile e siano esenti da queste forme di violenza. Per cui si è creato di nuovo un altro blocco elettorale. Il blocco elettorale trumpiano è tutt'altro che smontato, ma ha perso dei pezzi. Ma ha perso dei pezzi che, sommati al maggiore, diciamo, afflusso alle urne, ha provocato la vittoria di Biden. Adesso abbiamo un paio di incognite, lo diceva anche il nostro presidente all'inizio.
perché l'atteggiamento di Trump appare francamente ingiustificato a tutti, tranne che a Trump stesso e ai suoi avvocati, perché non risultano brogli di nessun tipo, nemmeno col famoso voto postale di cui abbiamo tutti sentito parlare, per cui sembra davvero un cavillo. Il pericolo che per adesso sembra sventato è quello delle milizie bianche, che ci sono e sono molto pericolose perché sono armate fino ai denti in un paese che dal tempo del West ha messo nella sua Costituzione il diritto all'autodifesa. Fa di nuovo parte questo problema di quel contenzioso tra l'individuo e lo Stato. Sostanzialmente, lo Stato è vissuto come un'entità di cui posso fare a meno e che a volte addirittura mi è di ostacolo allo sviluppo della mia ricchezza, della mia intelligenza, delle mie capacità. E questo naturalmente ha come prezzo il fatto che io posso, voglio difendermi da solo. Così come i miei antenati si sono difesi da soli dai banditi o dagli indiani. Questa mentalità è una mentalità durissima a morire. Personalmente a me viene in mente solo la Francia dell'undicesimo secolo, in cui c'è una diffusione così forte di armamenti privati. Dal punto di vista politico, la storia dell'Europa è una progressiva assunzione di responsabilità, assunzione di compiti e quindi anche di gestione della forza legale da parte dello Stato. Per cui, badate che 2 anni fa, quando fu proposta la possibilità di autodifesa all'interno anche della legislazione italiana, da più parti e non solo da sinistra, ci si guardò perplessi perché questo sembrava un elemento, un corpo estraneo alla nostra tradizione giuridica e alla nostra tradizione politica e civile. Noi siamo abituati allo Stato come soggetto importante che tutela la nostra proprietà, la nostra salute e la nostra sicurezza. Negli Stati Uniti è da questo punto di vista un mondo completamente diverso, almeno in tanti stati. Per cui anche quello delle armi è un problema, tra l'altro un problema insolubile, quindi Biden inizierà in salita. La sua promessa di essere il presidente che non divide, ma che riunisce le forze degli americani, che darà una nuova identità americana, capite che è una scommessa formidabile. Biden comincia in salita. Biden, tra l'altro, ha un vantaggio e uno svantaggio, che si riassumono entrambi nella sua età. L'età, da un lato, lo presenta, lo fa apparire come un moderato, non è certo un estremista, ma agli occhi dei tradizionalisti la sua scelta di una vicepresidente nera e donna è insopportabile. E l'età a questo punto può diventare un handicap, perché dovesse il nostro Biden star male o peggio, avere un grave problema di salute. Per tantissimi americani sarebbe davvero uno schiaffo avere simultaneamente una donna nera alla Casa Bianca. Quindi la situazione, il pericolo è, per così dire, passato. Ovviamente la mia è una valutazione nel momento in cui uso questa espressione, ma il trumpismo è ancora vivo e vegeto. Vivo e vegeto perché viva vegeta è questa cultura che si sta irrigidendo di un'America che, riprendo l'inizio del titolo di questa chiacchierata,
è un'America tendenzialmente violenta, schiava del suo passato, schiava di un passato che non passa e che già una volta ha provocato una feroce guerra civile con 500.000 morti. Ovviamente nessuno vuole essere profeta di sventura, ma la situazione negli Stati Uniti è molto più delicata e complessa di quanto non pensiamo. Non è stata e non sarà una semplice elezione che risolverà tutto questo complesso di problemi che in maniera troppo sintetica vi ho riassunto in un'oretta di chiacchierata. Ringrazio l'Università Popolare di Formigine e il progetto delle graffette per questa opportunità che mi ha dato di riflettere insieme a voi. Per adesso mi fermo qua e grazie. Bene, scusate, intervengo nuovamente perché in realtà mi aspettavo che qualcuno cominciasse a scrivere in chat qualche domanda già prima della fine dell'intervento. In realtà non è stato così. Quindi io farei un tentativo, anche se riusciamo a essere ordinati, basta magari anche fare una prenotazione. Scrivete, vorrei fare una domanda e magari Roberta vi attiva il microfono. E potete farla anche direttamente, basta che non ci andiamo a sovrapporre, così si può gestire la cosa ordinatamente anche così. Quindi se qualcuno vuole farsi avanti, per adesso in chat leggo solo molti complimenti che condivido in pieno, mi associo, quindi complimenti al professor Petri. Se qualcuno vuole anche scrivere una domanda o indicare, scrivere che la vuole fare, gli apriamo il microfono, più che volentieri, una domanda, una riflessione, quello che credete. Poi non so, Roberta, intervieni anche tu se vuoi dire qualcosa o dare qualche indicazione. No, io suggerisco appunto di approfittare di questa opportunità, insomma, anche con domande di ogni tipo. Voi sapete che Francesco risponde sostanzialmente a tutto, quindi siete invitati a farlo, visto che non è tardissimo. C'è una domanda. Gianluca. Ecco, la domanda che viene posta è molto interessante. Sul piano ambientale cosa cambierà? Sì, lotta ai cambiamenti climatici, perfetto. Questa è una delle prime dichiarazioni che ha fatto Biden ed è molto importante. Perché ora uno degli strappi di quelli, credo, di quegli atteggiamenti volutamente provocatori che aveva assunto Trump e che tra l'altro ha assunto anche nei confronti del Covid o di tante altre situazioni. Al limite del, come dire, al limite dell'autolesionismo. Perché negare l'esistenza del Covid, francamente, io non riesco a capire come si possa fare. Naturalmente si può discutere, è più valida questa misura, è stata tardiva, è troppo lenta, è stata troppo restrittiva, bisogna salvare le esigenze dell'economia, bisogna salvare le esigenze della salute, si può discutere fino a mezzanotte. Ma attenzione, negare, come anche in Italia qualcuno fa, l'esistenza stessa, e su internet o Facebook è pieno, e secondo me finisce per essere pericoloso e anche, secondo me, è stato molto pericoloso dal punto di vista elettorale, perché gli americani di Covid morivano e muoiono. Viceversa, credo che abbia avuto un ruolo minore l'atteggiamento provocatorio di Trump sul piano dei cambiamenti climatici e l'ho sentito nominare molto meno nella campagna elettorale.
Però, viceversa, Biden si è affrettato a dire su questa questione: voglio tornare al tavolo, voglio fare in modo che gli Stati Uniti siano presenti. Ecco, direi che questa è una prima svolta importante, almeno a livello di dichiarazioni di principio, perché senza il contributo americano, naturalmente, il cambiamento climatico è impossibile fermarlo. C'è tutta una serie di problemi molto seri, cioè di atteggiamenti verso le fonti energetiche che sicuramente limitano il modo di fare americano. Ad esempio, sapete che uno dei comportamenti, delle azioni, chiamiamole così, più discusse di Obama fu quello di lasciare libero campo ai nuovi sistemi di estrazione del petrolio, che in un primo momento hanno dato piena autonomia energetica agli Stati Uniti e hanno anche permesso agli Stati Uniti di guardare al Medio Oriente dall'alto in basso come un'area non strategicamente importante. Siamo però di fronte ad una politica energetica che è tutto tranne che ecologica. Su questo non ci piove. Bisognerà vedere se Biden cambia politica davvero. Per adesso siamo di fronte a una parola diversa rispetto a Trump, il che è già qualcosa. Vedere poi come questa dichiarazione di principio si trasformerà a un tavolo delle trattative reali, a una conferenza climatica sul clima vero, ecco, questo è come si trasformerà in numeri. Questa è un'altra questione. Cambia almeno a livello di principio. Guardo un po' in chat a vedere qualcosa. Qui leggo un'affermazione. Il peccato originale della schiavitù ha avuto un precedente nella distruzione dei nativi americani. Ai tradizionalisti che non dice niente. Se hanno distrutto non possono essere distrutti o almeno sostituiti da altri che sono arrivati nei secoli. Beh, il fenomeno della schiavitù è diverso da quello dell'atteggiamento verso i nativi. Sono due fenomeni che sono andati in parallelo, ma tutto sommato i nativi sono stati messi in riserva e l'idea di una possibile promozione dei nativi non è mai stata seriamente presa in considerazione. I neri davano fastidio proprio perché alcuni di loro hanno saputo uscire dal ghetto e diventare anche attivi, ma man mano che assumevano posizioni importanti anche dal punto di vista economico, continuavano ad essere emarginati. Da questo punto di vista, mi permetto di fare un riferimento, a me piace molto il cinema, a Green Book. Se vi ricordate, c'è questo pianista eccezionale, raffinatissimo, che però negli Stati del Sud, quando fa le tournée, praticamente viene guardato dall'alto in basso e non può cenare negli stessi ristoranti che l'hanno invitato a suonare. L'hanno invitato a suonare perché suona bene, ma non può cenare al loro stesso livello. Queste erano le clamorose contraddizioni. Nel caso degli indiani si dava per scontato che se ne stessero nella loro riserve, che il problema non si ponesse nemmeno. Da un certo punto di vista è un'altra, come dire, scheletro nell'armadio della storia americana. Su questo davvero è drammatico. E si sfiora davvero in certi casi il genocidio. Come cambierà, altra questione che vedo qua al volo,
come cambierà lo scacchiere geopolitico del Medio Oriente e quale potrebbe essere la posizione di Biden nei ricordi del Medio Oriente e nei rapporti con l'Iran. Sono due domande complementari. Allora, questa è una questione complicata. Se volete la mia opinione da palla di cristallo, allora, vediamo un po'. Biden, a mio parere, non può rimangiarsi quella che è stata la più provocatoria dichiarazione di Trump o decisione di Trump di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme. Non farà marcia indietro. Non farà marcia indietro perché Biden non ha nessun interesse a irritare Netanyahu e un eventuale ulteriore governo israeliano. Non credo che farà marcia indietro. D'altra parte, è stato davvero poco più di una provocazione, perché di fatto si è trattato di trasformare in ambasciata il consolato. E poco altro, di dire qua sorgerà la nuova ambasciata, ci hanno piazzato la bandiera americana, ma poi l'operazione non è andata oltre. Quindi è stato un gesto di pessimo gusto dal mio punto di vista, la solita benzina sul fuoco gettata con in malo modo. Secondo me Biden non ha nessun interesse a riaprire la questione. La questione la lascia lì, tutto sommato, priva di interesse. Perché l'interesse supremo adesso è quello di potenziare, e qui Biden potrebbe svolgere un ruolo di mediatore abbastanza interessante, proseguendo in questo una politica di Trump, che, attenzione, non piace ai palestinesi più estremisti, ma tutti gli altri sì, che è quella di un dialogo sempre più stretto con le varie monarchie del Golfo, e qualcuno dice anche che prima o poi questo dialogo arriverà a coinvolgere anche l'Arabia Saudita. Bisognerà vedere che cosa succede in questi casi. Sicuramente se l'Arabia Saudita riconoscerà Israele, per Hamas o altri movimenti palestinesi che ancora sognano di poter cacciare Israele, sarà in qualche modo molto difficile sopravvivere. C'è solo l'Iran che sogna ancora di cancellare l'entità sionista. Periodicamente adesso anche Erdogan insiste su questo punto. Ma sì, probabilmente più propaganda che altro. E nello stesso tempo, badate che la posizione di Obama è stata una posizione estremamente, per certi versi coraggiosa, per certi versi anomala. Perché Obama si è trovato in una situazione delicata, di dire, ok, accetto il nucleare iraniano a determinate condizioni, e questo però ha provocato l'allontanamento dagli Stati Uniti di due alleati importanti come Israele e l'Arabia Saudita. Ora, questa posizione di Obama non è stata criticata solo da repubblicani esagerati come Trump o altri suoi consiglieri in politica estera. Secondo me Biden il trattato sul nucleare non lo rinnoverà, secondo me i rapporti con l'Iran non riprenderanno, ecco, bisognerà vedere in che modo si tratterà di trovare un quieto vivere. Secondo il mio parere, la posizione di Biden sarà una via stretta tra l'estremismo di Trump, provocatorio ancora una volta,
e l'atteggiamento di apertura per qualcuno, anche nel mondo democratico, eccessivo di Obama. Sarà la stessa politica mediana e moderata che a mio parere terrà anche sulla Cina. Attenuazione dei toni, ma non ritiro dei dazi. Mentre invece vedo più plausibile, avrete visto tutti i messaggi della Merkel, di Macron, di tutta l'Europa, in qualche modo non sovranista, erano tutti molto favorevoli. Per cui, secondo me, il cambiamento più interessante di Biden sarà in funzione antirussa, in funzione filo NATO e in funzione filo europea. Chi è più in difficoltà in questo momento è Johnson in Inghilterra, ha perso un alleato e una spalla importante. Ma invece su questioni delicate come l'Iran e come la Cina, secondo me si abbassano i toni, ma la sostanza nell'immediato rimarrà abbastanza simile. Questo però sapete che la sfera di cristallo non è così facile da poter guardarci dentro. Ecco, il sistema di istruzione americano può riprenderlo? Cioè posso esprimere, il sistema di istruzione americano è un sistema molto diverso da Stato a Stato. Questo è il problema. E il sistema di istruzione americano, proprio perché è diverso da Stato a Stato e a volte anche con molti margini di autonomia da zona a zona, a volte ha lasciato la mia, diciamo, più diretta e immediata fonte di informazione sono questi ragazzi che tornano dagli Stati Uniti, loro per primi stupiti. L'esperienza di alcuni anni fa era abbastanza curiosa, per cui una ragazza si trovò in una scuola in cui praticamente, visto che c'era una serie di problemi nella gestione dell'adolescenza, praticamente sua figlia, per cui lui pagava 20, 30, 50 mila euro per questa trasferta, dice vabbè imparerà l'inglese, però stava facendo praticamente solo puericultura. Cioè, e puericultura voleva dire come si fascia un neonato. Cioè, diceva, secondo me in una scuola, dal nostro punto di vista, si dovrebbe imparare anche tante altre cose, che invece dicevano, questi ragazzi, venivano trascurate. Via via la qualità si raffina, più si va verso l'alto, e quindi le università e soprattutto i corsi post-universitari raggiungono livelli di eccellenza che noi ci sogniamo. Però provo a spezzare, pro domo mia, una spada, la nostra scuola superiore non è così scassata come pensiamo. La nostra scuola superiore offre ancora un livello di istruzione che è più che dignitoso. Il problema è a volte che i nostri studenti non se ne rendono conto e non accettano le opportunità che tanti insegnanti offrono loro. Questo sì, perché, ma questo è un problema adolescenziale, questo è un problema sociale, però per il resto il nostro, diciamo, modello di istruzione forse un po' invecchiato, però per certi versi ha ancora una sua dignità. Concezione dello Stato. Beh, allora, qui c'è questa domanda che vedete nella chat, c'è una raffica di questioni condensate in questa domanda contrassegnata col numero 2. Allora, componente, che ruolo ha la cultura negli Stati Uniti, cioè intesa come mentalità? Ha un ruolo fondamentale.
Beh, intanto dovete tenere presente che le 13 colonie che danno vita agli Stati Uniti sono 13 entità diverse, completamente diverse una dall'altra. Sono davvero 13 nazioni. E tra l'altro non era scritto da nessuna parte che dovessero diventare una federazione. Sono 13 colonie, tutte in qualche modo si rifanno al Re d'Inghilterra, hanno lo stesso problema perché a un certo punto il Parlamento di Londra vuole imporre loro delle tasse e loro non vogliono pagarle perché ritengono che il Parlamento di Londra non abbia competenza sulle questioni fiscali nelle colonie. Hanno quindi un problema comune e hanno un nemico comune quando arriveranno a decidere l'indipendenza. Ma in un primo momento è solo una alleanza militare. Quando la guerra finisce, sono 13 stati sovrani. Ognuno ha la sua costituzione. E poi hanno ancora una blanda, blandissima unione che in qualche modo, se volete, fa sì che questi 13 stati sovrani, adesso li devo chiamare così, assomiglino in qualche modo al nucleo iniziale della Unione Europea. Sono sei stati che in qualche modo decidono di dialogare tra loro. Ma ben presto si rendono conto alcuni intellettuali che questa via di mezzo, che non è il modello dello Stato nazionale europeo, ma non è nemmeno una federazione vera e propria, rischia di portare alla paralisi. E noi, credo, nell'Europa e nell'Unione Europea di oggi lo notiamo. Non siamo più stati nazionali dotati di piena sovranità, ma non siamo una federazione. Siamo una via di mezzo. Noi più o meno assomigliamo alla realtà dei 13 stati nel 1787. Hamilton e altri forzano un po', in verità, la situazione e elaborano la Costituzione. E questa Costituzione, che tra l'altro poi dovrà essere ratificata da tutti i singoli stati, è un processo estremamente complicato, alla fine si arriva alla idea che siamo una federazione. Ma non sono per niente d'accordo tutti su quelle che sono le competenze vere del potere federale. Tant'è che ancora intorno al 1855, quando il potere federale emanerà dei dazi protezionistici per proteggere l'industria americana dalla concorrenza inglese, gli intellettuali e i politici della Carolina del Sud diranno non è possibile. Perché è inconcepibile, i nostri padri fondatori non avrebbero mai voluto che una legge federale potesse danneggiare gli interessi di un singolo Stato. E la proposta clamorosa che viene fatta da questi intellettuali e politici, che tra l'altro sono fieri sostenitori della schiavitù, il paradosso è anche quello, è quello della nullificazione. Vi rendete conto che se fosse stato introdotto questo principio, l'Unione andava già completamente a farsi friggere. Perché è un discorso sovranista, lo uso proprio in qui in senso tecnico, perché se l'Unione Europea emana una direttiva, ma il Parlamento italiano decide di non applicarla e non succede niente, l'Unione Europea nel giro di una settimana non esiste più, così come nel giro di un anno non sarebbe più esistita la Unione se ogni paese, se ogni Stato avesse potuto dire questa legge non mi piace, noi la nullifichiamo. Vale a Chicago, ma non vale a Charleston.
vale a Washington ma non vale in Virginia. Capite che è il caos. Questa linea della nullificazione viene cancellata. Ma quando Lincoln, che viene percepito come un estremista, guardate che Lincoln viene percepito come un Trump a rovescio, un provocatore, un distruttore del nostro modo di vivere statunitense, vero, noi siamo i veri americani, cioè in fondo hanno ragione, perché Jefferson, Washington, sono tutti uomini del Sud. Il Sud offriva la parte più colta, più raffinata e più ricca del mondo americano. Lincoln è un provinciale dell'Illinois, viene guardato come un parvenu che vuole rovinare il nostro mondo. Ecco che allora, quando viene investito, quando vince le elezioni, il Sud, a cominciare dalla Carolina del Sud, dice basta, non se ne parla neanche. Io, noi, con questo Stato federale che conculca, che viola le nostre libertà, noi non vogliamo avere niente a che fare. Ed ecco che si arriva alla spaccatura, poi si arriverà al bombardamento dei forti nella baia di Charleston e si scoppia la guerra vera e propria. Quindi la questione del rapporto tra i singoli stati e la federazione è un altro, se vogliamo tenere questa margine, peccato originale o problema connaturato con l'esistenza stessa, con la struttura stessa degli Stati Uniti. Un problema che caratterizza molti paesi, ma in misura minore lo sentite in Germania, lo sentite molto meno in Russia, in tanti altri stati federali, tutto sommato lo sentite di meno perché il potere centrale è più solido. Nel modello americano i poteri periferici hanno una loro storia molto più significativa e quindi tutto sommato il contrasto periodicamente emerge e secondo me è emerso anche in occasione della pandemia. Perché la Georgia, che decide di sua iniziativa di rompere ogni tipo di lockdown, è stato per certi versi, non dico devastante o no, è stato clamoroso. Cioè è una rottura, e invece vedete già nel nostro ordinamento, per il fatto che in maniera un po' macchinosa e un po' affrettata è stata data una serie di autonomie alle regioni, adesso ci troviamo anche noi in una situazione confusa che spesso non sappiamo cos'è di competenza del potere statale, cos'è di competenza delle regioni. In caso di emergenza questo si paga, perché in qualche modo tutti poi scantonano dalle loro responsabilità. Dunque, la protesta... Mi aspettavo che Biden avrebbe vinto con un margine maggiore. No, francamente non mi aspettavo che Biden avrebbe vinto con un margine maggiore, perché il paese è davvero spaccato a metà. Tra l'altro, non dimenticatevi una cosa, cioè in un sistema bipolare, cioè in un sistema in cui davvero i partiti sono due, e non sono tra l'altro due partiti, perché il Partito Democratico e il Partito Repubblicano sono a loro volta aggregati di interessi, di lobby, di gruppi, di correnti di pensiero. Quindi in realtà sono termine partito è il termine che gli diamo noi, perché è quella cosa più simile ai nostri partiti. Ma ad esempio, se tenete presente il nostro concetto di partito, in realtà il nostro concetto di partito nasce dal modello marxista. E il tratto più tipico del partito, come lo concepiamo noi, è un'ideologia comune che fa da cemento e una disciplina di partito estremamente aggregante. Questi due elementi mancano completamente nel modello di partito americano. Cioè il concetto di primarie
all'interno anche di un partito tutt'altro che marxista, come la Democrazia Cristiana, non è mai esistito. C'erano le correnti, gruppi aggregati, gruppi e orientamenti complementari al loro interno, tant'è che poi, venuto meno il collante ideologico anticomunista, la DC è esplosa. Ecco, il Partito Democratico e il Partito Repubblicano sono aggregati e sono blocchi elettorali, che in ultima analisi si condensano intorno a un candidato scelto tra gli altri, dicendo questo ha più probabilità di vincere dell'altro. Ma è una realtà talmente difforme che alla fin fine poi polarizza, e quindi credo che sia inevitabile uno scarto relativamente esiguo. Cioè, tantissime altre volte abbiamo elettorati spaccati a metà. Vi ricordate che Bush è stato eletto la prima volta ricontando più volte i voti della Florida, è stato votato, ha vinto per poche migliaia di voti. Nixon e Kennedy, il margine di vittoria di Kennedy fu estremamente risicato, per cui a me non meraviglia questa, diciamo, spaccatura tra due elettorati. In questo momento ha maggior ragione, perché l'America è divisa davvero in due visioni diverse di cos'è l'America, di qual è l'identità americana. Ecco, come cambierà il confronto con la Corea del Nord? Altra domanda, è presto per dirlo, perché anche in quel caso bisognerà vedere intanto chi guiderà la Corea del Nord, perché non sappiamo quasi niente di quali sono i reali giochi di potere all'interno della Corea del Nord. È una situazione. Dopodiché, la Corea del Nord gioca molte delle sue carte più a livello propagandistico che reale. Badate ovviamente che tra questa propaganda c'è anche qualcosa che si chiama missile nucleare, ma è un mostrare i muscoli. E a volte lo fanno soprattutto laddove vedono qualcuno che, almeno a parole o altro, minacci la sicurezza della Corea del Nord stessa. Un osservatore alcuni anni fa faceva notare qualcosa di abbastanza interessante. Gheddafi aveva l'atomica? No, è stato rovesciato e spazzato via. Assad aveva l'atomica? No, è stato spazzato via, o ha rischiato di esserlo, sarebbe scomparso senza il contributo russo di Putin. Che ragionamento ha fatto il nostro dittatore coreano? Guardate che io ho l'atomica, nessuno si azzardi a mettere il naso per rovesciare il regime nordcoreano. Quindi è un gioco di muscoli, è un gioco di immagine. La bomba è reale, per carità, ma è una bomba più a scopo di dimostrazione delle reazioni che si possono compiere contro chiunque voglia rovesciare il regime. Quindi che cosa dico? Che se Biden, come penso, terrà una linea politica su queste questioni più light, senza provocazione, il problema nordcoreano in qualche modo si sgonfia. I sudcoreani hanno solo interesse a far quattrini. Questa che ormai tutti chiamano la Repubblica di Samsung ha interesse solo a restare tranquilla e a non aver problemi. La Cina ha interesse che la Corea non disturbi nessuno e dà alla Corea enormi quantità di cereali, perché sennò il paese è alla fame. Secondo me tutti hanno interesse a coccolare la Corea per vedere cosa succederà. Se col tempo si sgonfierà la Corea, morirà di morte naturale, e bisognerà vedere la
sorella dell'attuale dittatore, che già molti dicono ecco lei che tiene davvero le fila, quale politica assumerà nel corso del tempo. È un anacronismo questa Corea del Nord, non sappiamo però che cosa succederà in futuro. In ogni caso, non credo, per quello che ho come impressione io, che sarà Biden in qualche modo l'ago della bilancia.